Buongiorno, sono Saverio Gaggioli, consigliere nazionale della FIDAE, presidente regionale dell'Emilia-Romagna e coordinatore didattico della scuola primaria Beata Vergine di Lourdes Zola Perdosa. La scuola comprende 10 classi di scuola primaria e all'interno comprende 4 sezioni della scuola dell'infanzia. La scuola di Zola Perdosa è in provincia di Bologna, nell'Interland, ed è importante ricordarlo perché i ragazzi che la frequentano arrivano sia dalla città che dalle colline che sono dietro il paese. Come caratteristiche peculiari della scuola, oltre al proprio progetto educativo cristiano-cattolico, sicuramente l'implementazione dell'inglese, dell'attività motoria, dell'educazione musicale, ma culturalmente soprattutto il concetto di inclusione dei ragazzi, tanto che la scuola stessa ha deciso di, oltre ad assumere gli insegnanti di sostegno, di assumere proprio gli educatori, in maniera tale da poter dare continuità didattica e mantenere un'individualizzazione dell'insegnamento per tutti, senza escludere nessuno. Come scuola e come sintesi del modo di fare didattica, potremmo dire semplicemente sostegno, potenziamento e apprendimento, senza dimenticare l'importanza delle esperienze fuori sede, e con queste comprendo i soggiorni nelle città d'arte e soprattutto di tipo naturalistico. Gli ultimi 10 anni, per poi arrivare ai nostri giorni, sono state caratterizzate sicuramente dall'implementazione della strumentazione tecnologica, fino ad arrivare all'adozione della piattaforma G Suite. Abbiamo iniziato con una piattaforma inizialmente che era un semplice eserciziario di tutte le discipline aggiornabile, ma sempre un eserciziario. Abbiamo trovato necessità di migliorarci, di condividere maggiormente il lavoro con tutto il corpo docente. Inizialmente abbiamo condiviso un semplice calendario per poi trovare in Google Drive il nostro grande alleato. Con queste prospettive è stato inevitabile fare aggiornamento, ma soprattutto una formazione di base per le competenze digitali che devono essere di padronanza di tutti gli insegnanti, di ogni ordine e grado. Il passaggio successivo è stata l'adozione proprio della G Suite nella primavera del 19, che ci ha permesso di condividere il lavoro, ma di creare una vera memoria storica didattica aggiornabile, tutto sotto un'abile regia di un animatore digitale che si è dimostrato fondamentale in questa struttura. A quel punto è arrivato il famosissimo 23 febbraio 2020, con la necessità di rivolgersi alla didattica a distanza per poter proseguire la scuola. In pochissimi giorni abbiamo aggiornato il personale, ma soprattutto siamo riusciti ad avvicinare tutti, senza escludere nessuno, a raggiungere tutti con la didattica a distanza e abbiamo potuto continuare il nostro percorso didattico. Grande aiuto ci ha dato sicuramente il lavoro della FIDAE con formazioni e suggerimenti a riguardo. Siamo riusciti a raggiungere tutti, soprattutto con l'applicazione di Classroom, che ha reso interattiva proprio la nostra didattica. Pensare a una scuola primaria, dobbiamo pensare all'età dei ragazzi. Da una prima a una quinta i ragazzi sono estremamente differenti. Provate a pensare a un bambino di prima elementare che sta imparando a leggere e a scrivere e trovarsi di punto in bianco a casa. Beh, con l'aiuto dei genitori, ma soprattutto con l'impegno di tutti gli insegnanti, abbiamo potuto proseguire il percorso didattico. Ci siamo trovati in una situazione sicuramente inusuale, con i genitori in parte a casa, altri che lavoravano a casa, la presenza di fratelli di altri ordini di grado, e quindi abbiamo personalizzato anche gli orari di lezione. Abbiamo fatto lezione live, videoregistrazione e tante altre attività che hanno reso possibile la frequentazione della scuola e la continuazione del percorso didattico, modulandolo a seconda delle necessità, diciamo, casalinghe. Siamo andati incontro ai genitori e i genitori sono venuti incontro alla scuola. Questo è molto importante. Tramite la piattaforma siamo riusciti a curare tutte le discipline al 100%, dall'italiano all'attività motoria, dalla musica alle scienze, ovviamente non sempre con lo stesso monte ore, questo per ovvie ragioni. Il futuro. Il futuro siamo con la FIDAE, noi vogliamo fare scuola,
vogliamo fare scuola in maniera tradizionale, senza dimenticarci l'innovazione. Questo periodo della pandemia non è un periodo perso, è un periodo che ha dato dei frutti e questi frutti noi li dobbiamo conservare, anzi, dobbiamo fare in modo che rifioriscano tutti gli anni. Perché no? Utilizzare la didattica a distanza in caso di assenze prolungate dei nostri allievi. E perché no? Aiutare i genitori che fanno fatica a trovare un appuntamento per interloquire con gli insegnanti. La didattica a distanza non può sostituire la didattica tradizionale, ma sicuramente si completano. Quindi abbiamo lavorato con molto impegno, abbiamo lavorato con, ottenendo frutti e siamo contenti. Vogliamo fare scuola. Grazie a tutti.